Ripartiamo da lì. La tua classica conclusione di... Dai. Era importante vincere, quindi sono contento per la rete personale, ma di più per la vittoria, perché comunque siamo in preparazione, la Coppa Italia e tutto quanto, ma poi se non si vince si lavora sempre con un pizzico in più di nervosismo. Dopo Gubbio abbiamo cercato di capire che cosa non era andata, era la prima partita tutti insieme, era sicuramente difficile, oggi c'è stata una reazione dopo lo svantaggio. E come al solito a Riviera poi non è mai facile per le squadre avversarie, quindi c'è stata una bellissima reazione, ripartiamo da quella, e sappiamo che però c'è da lavorare, perché il 28 ci aspetta una gara difficile, ci aspetterà un campionato ancora più difficile, quindi arriveranno, come hanno detto, altri giocatori, ben vengano, ci daranno una mano. Il gruppo è, per il momento, è un gruppo importante, tutti i ragazzi in gamba, quindi secondo me possiamo fare bene, ovviamente con tutte le difficoltà e con tutto quello che, insomma, che ci sarà, da tutti gli ostacoli da superare, però siamo fiduciosi, dai. Dopo la partita della Fiorentina ti incontrai anche fuori e ti dissi se questa catena di sinistra aveva prospettivo o meno, hai detto di sì, ma oggi si è visto qualcosa di positivo. Ma sì, non è... Può far male questa catena? Può far male, ma ci sono tanti altri giocatori che possono far male, siamo tutti... Lo dicevo lo scorso anno, ero a disposizione e quello che quando entravo davo il massimo. Oggi l'ho fatto, c'era dietro a me che sicuramente dà una grandissima mano. Ragazzo. Ma sono i carichi di lavoro sicuramente, è un ragazzo in gamba, e quindi insomma ci daremo una grossa mano lì a sinistra. E sarà tutto di... La porta nostra per il momento è qui. Vediamo quello che succede.